Abbiamo fatto dei semplici quadratini, adesso facciamo dei bellissimi bigliettini. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, sto parlando dei pennarelli metallizzati, delle Metallic Brush Pen della Sta. Li abbiamo utilizzati per vedere come funzionavano su dei semplici sample dei quadratini, adesso mettiamoli all'opera. In questo video non soltanto vi farò vedere come faccio due card molto carine e molto alla spiccia, nulla di trascendentale, ma la cosa più importante del video è l'antefatto al piano da lavoro, dove vi spiego come fare alcuni dei motivi decorativi che potranno esservi molto utili in questo Natale. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere un doodle bigliettino metallizzato come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare due card di Natale molto molto belle ed atmosfera. Useremo per questo scopo i nostri Metallic Color Pen della Sta, quelli che ho comprato su Amazon e che vi ho recensito qui in questo video che vi metto dove c'è la i col pallino. Dei colori performantissimi, low cost, molto molto low cost. Poi li farò performare su carta Black Black della Fabriano, una delle carte più belle che io abbia mai usato. Le abbiamo viste nel sample di questi colori che vi sto facendo vedere. Ora questa pagina, che non sacrificherò, la utilizzerò proprio per fare il bigliettino. Quindi un cartoncino nero, io uso la Black Black, che è una carta da disegno 300 grammi di spessore, la carta più nera al mondo in commercio, stupenda. Ci occorrerà dello scotch carta, una matita, una squadretta, una gomma. Ci occorrerà anche un dotter per piegare la carta, oppure anche una penna tipo Bic che non scriva più, che siate sicuri non scriva più. Un tagliabalza è ovviamente una base da taglio. Cominciamo subito. Per fare due biglietti tengo presente l'altezza, che è 21 cm, e ricavo un quadrato che sia 21x21. La metà di 21 è 10,5, quindi prendo sui quattro lati la misura di 10,5. A questo punto prendiamo il dotter e uniamo i due segni posti l'uno di fronte all'altro ma orizzontalmente a noi, uniamoli con una linea segnata dal dotter, quindi pressiamo semplicemente la carta, voilà, così. Mentre per quanto riguarda gli altri due punti, quindi quelli verticali rispetto a noi, passo prima il dotter anche in questi e poi separo le due parti così venutesi a creare con il tagliabalza. Così non sporco con la matita e non dovrò cancellare su cartoncino nero, perché la cancellatura su cartoncino nero sporca sempre un po' la carta. Quindi preferisco evitare la posizione della matita in un bigliettino che devo regalare per fare un qualcosa di più ordinato e sicuramente più professionale, più ben fatto, diciamo così. A questo punto avevo inciso la parte col dotter, quindi piego, e per far stare bene la carta piegata mi aiuto con una stecca d'osso. La stecca d'osso è lo strumento che serve proprio per far sì che la piegatura della carta sia perfetta. Vado a fare la pressione da entrambe le parti e poi fisso bene su quella che voglio sia la parte finale. La stecca d'osso per le piegature la trovate in tutti i negozi di belle arti ben fornita e naturalmente anche su internet. Se trovo il link ve lo allego qua sotto, così come di tutto il materiale che stiamo usando. Quindi piego e stecca d'osso. A questo punto mettiamo da parte le nostre card che useremo in un... queste saranno i corpi delle nostre card che useremo in un secondo momento. In questo momento a me invece serve insegnarvi qualche motivo decorativo da utilizzare nelle nostre card. E allora vi avvicino
prendo i miei pennarelli, prendo il verde e cominciamo a fare un pochino di foglie. Per esempio, un elemento decorativo molto carino può essere innanzitutto fare il gambo e poi semplicemente utilizzando la pressione del pennello appiccicare qualche fogliolina a questo gambo, così da una parte è leggermente un po' spostati dall'altra. Quindi non ci vogliono grandi abilità tecniche, solamente un pochettino di allenamento e un buon pennello che vi assista, un buon marker con la punta a pennello che vi assista. Un altro tipo di decorazione molto carina è quella un po' con le bacche, quella legnosa con le bacche, quindi dei sempre gambi molto sottili da cui si diramano dei rametti legnosi. E su ogni sommità dei rametti inserire una pallina che può essere o dello stesso colore del rametto, questi rametti per esempio stanno molto meglio in marrone che non in verde, oppure di un colore differente. Io amo fare la base dello stesso colore del fusto e poi andarli a colorare leggermente ripassandoci sopra con un colore a contrasto. Voilà, così carino, vero? Un altro tipo di ramoscello carino per i nostri bigliettini natalizi può essere quello aghiforme. Quello con gli aghi per Natale è l'ideale. Ce ne sono di due tipi, uno più delicato che è questo, fusto, rametto, 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 e poi da ogni rametto fare partire una serie di aghetti così, e poi se volete impreziosire anche da questi possono partire una serie di bacche che richiamino subito al Natale. Oppure, vi dicevo, c'è la foglia classica con gli aghi che parte semplicemente lei. E con questi grandi festoni per Natale. Poi ci sono anche i rami fogliati col fogliame. E allora, il ramo col fogliame così, quindi gambetto e tuc, gambetto e pressione, gambetto e pressione, gambetto e pressione, gambetto e pressione, quindi prima sottili e poi pressate, prima sottili e alla fine pressate, le foglioline si formano così quasi per magia da sole e hanno quasi sempre una forma molto naturale. Oppure, per esempio, c'è il gambo con le foglie direttamente attaccate, ma molto più lunghe rispetto a queste. Quindi si fa direttamente pressione e si rilascia, 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 e poi dall'altra parte idem. L'importante è che le foglie siano sempre un po' sfalzate le une dalle altre. Ce ne possono essere di diversificati modi e motivi, ovviamente. Possono esserci poi i fiorellini, che possono essere così, e poi semplicemente tre colpi di pennello, 1, 2, 3,
così, e anche qui le foglioline potete agganciarle un po' come volete, uno e due. Possono esserci le bacche semplicemente tonde e poi ripassate magari da altri colori, che possono essere il bianco o il dorato. Che potete agganciare ad una di queste composizioni. Possono esserci in questo periodo le foglie di agrifoglio, quindi 1 2 3 4, 1 2 3 4, che potrete colorare interamente, dare poi magari al loro interno delle variazioni di verde, e poi impreziosire attaccando appunto le bacche, che per far capire la sovrapposizione distingueremo apponendo i chiari e le ombre. Ora si asciugherà tutto e apparirà subito tutto più chiaro. Oppure potrete fare delle roselline. Per esempio, fare le roselline è molto semplice, basta fare uno e due, una sorta di abbraccio, e poi su ogni chiusura andare a inserirsi così, 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 via via, in maniera concentrica e anche un po' casuale, cioè vi allargate fino a che non viene fuori una rosellina. Oppure fiorellini più dettagliati, potete farli anche aperti, col centrale magari dorato e poi il gambo che viene giù. Insomma, sperimentate la vostra creatività. Io credo che per fare quello che mi sono prefissata per questo video, queste nozioni vadano più che bene, quindi cominciamo subito e andiamo a creare i nostri bigliettini natalizi. Per il primo mi occorrerà dello scotch carta, che allenterò per non far strappare via la carta nel momento in cui andrò a rimuoverlo, voilà, e che posizionerò più o meno al centro. Se vorrete essere super precisi, prendete la misura, io invece mi accontenterò di una metà approssimativa. Mi conviene mettere davanti a me i sample dei colori per decidere come riempire il mio bigliettino. Comincio subito con un sottobosco rame marroncino fatto di legnosità. Parto dallo scotch e vado verso su. Ovviamente fate tutto questo dopo che vi siete allenati un pochino a fare una serie di questi motivi e soprattutto, se non vi sentite sicuri, vi consiglio di dare sempre la traccia a matita molto leggera. Posiamo il sottobosco, ancora non ho fatto le bacche, le farò alla fine, e proseguo con un altro tipo di vegetazione. Ho intenzione di aggiungere un po' di queste foglioline, queste qui.
inserisco questo tipo di fogliolina. Quindi parto e tac, 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 direttamente pressione attaccata al gambo. Nella parte centrale metto un po' di questi rametti con gli aghi. Compongo un po' come mi pare la composizione, quindi vado a infittire un po' il tutto. Quindi togliamo lo scotch e all'interno scriviamo il nostro augurio. Facciamo asciugare perfettamente prima, se no ci portiamo tutto l'inchiostro. Guardate quanto sono metallici questi colori, è veramente bella, sembra di velluto con delle applicazioni per quanto è morbida. Questa è un'opzione. Adesso vediamo di farne un'altra, magari un po' più semplice. Tracciamo un cerchio, io qui ho una sfera, ma voi potete usare anche un compasso, l'importante è che non buchiate la parte della card centrale. E su questo cerchio potete sbizzarrirvi nel inserire uno di questi soggetti o tutti questi soggetti o più di questi soggetti. Facciamoli insieme. Per esempio, a me uno che piace tanto per la ghirlanda è questo. Quindi ripasso sul cerchio con tratto sottile e poi faccio uscire dal cerchio dei rametti che vado ad adornare e poi da questi micro rametti facciamo nascere le bacche colorate. Io ne metto 2-3 per rametto, posso continuare inserendo questa oppure posso continuare per di qua. Poi magari scendo e quindi in mezzo scriviamo semplicemente un augurio. Buon Natale e gioia, due piccole idee facili facili da fare, disegnate totalmente da voi. Cartoncino nero di buona qualità, dei pennarelli metallizzati e questo è quello che può uscire dalle vostre mani con pochissimo, pochissimo esercizio di questo tipo. Quindi allenatevi, io adesso vi metto le foto anche dei sample, così potrete fare un fermo immagine e comporre i vostri bigliettini. E che sia un Natale creativo e gioioso per tutti con i tutorial di Arte per Te. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Thank you.
che belle le nostre card, di grande grande effetto. Le ho dinanzi a me, ve le faccio vedere con le luci, guardate come brillano. Purtroppo la definizione del colore perde un po', i colori vengono un poco più sbiediti, ma vi posso assicurare che sono vivacissimi e bellissimi. Vi farò vedere il giusto tono in foto. Tra l'altro ho utilizzato questa bellissima carta Black Black della Fabriano, che fa sparare a mille le tonalità del colore. Troppo belli, bigliettini semplici fatti a mano, fatti da voi. Con pochi euro potrete produrre una vagonata di bigliettini. Questi pennarelli, vi ricordo, non scrivono solo sul nero, scrivono su tutti i colori, sono sovrapponibili tra di loro, quindi sbizzarrite la vostra creatività. Il link su dove trovare questi pennarelli meravigliosi ve lo lascio qui sotto, perché non sono venduti nelle cartolerie normali, ma io li ho trovati su internet, quindi vi lascio qua giù i riferimenti se foste interessati. E basta. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un pollice in su tutto metallizzato, iscrivetevi qui su Arte per Te, ma soprattutto vi aspetto su Instagram, dove potrete vedere in tempo reale di creazione le anteprime di tutti i video. Bene, vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombrette 2 con una K, e naturalmente vi aspetto qui per il prossimo video tutto dedicato al Natale. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ci vediamo la prossima volta, ciao!